Ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati. Finalmente riesco a tornare attiva sul canale YouTube. Nelle prossime settimane vedrete delle brevi video pillole ispirate ai dubbi più comuni che ho riscontrato nei messaggi che mi inviate. Come forse avete già notato, io veramente ce la metto tutta a rispondere a tutti i messaggi che mi inviate, che sia sulla pagina Facebook, sotto i vari post, oppure via appunto messaggio privato, oppure via email, e anche qui sul canale YouTube, se controllate, tutti i commenti hanno comunque un mio riscontro. Quindi questo mi aiuta anche a conoscervi meglio, a confrontarmi con voi e quindi a poter venire incontro ai vostri dubbi, alle vostre domande. Quindi con il video di oggi, per esempio, voglio rispondere a quelle persone che mi scrivono e mi dicono: ma è normale che l'acqua del risciacquo sia colorata? È normale ritrovarsi con i polpastrelli colorati dopo aver fatto l'applicazione di erbe tintorie? L'enema macchia la pelle? Ecco, questo sarà il sunto di questa breve videopillola di oggi. Prendendo a turno le domande, l'enema macchia la pelle? Fortunatamente l'ENE, la Lausonia, macchia solo le mani, quindi è essenziale utilizzare i guanti monouso oppure comunque dei guanti che proteggano le nostre mani sia in fase di applicazione che in fase di risciacquo. Sulla pelle, quindi attorno al viso, orecchie, non normalmente, se è puro, Lausonia pura, non macchia la pelle. A me non è mai successo, e io utilizzo appunto anche dei mix tintorio, ho fatto un unico passaggio con Lausonia e poi il mix tintorio, ma non è mai successo che mi macchiasse la pelle. Quindi se avete però riscontrato proprio delle macchie che ve le siete ritrovate in seguito all'applicazione di erbe tintorie, potete prevenire facilmente questa cosa applicando una crema un po' grassa, tipo quindi un po' burosa. In questo modo su quella zona lì l'ENE non macchierà la pelle, quindi andrà via facilmente. Occhio che se applicate tipo in questa zona qui, oppure comunque dove avete concentrati i capelli bianchi, rischiate di vanificare l'effetto del colorante dell'ENE in quella zona lì. Tornando al discorso se è normale ritrovarsi i polpastrelli colorati dopo aver fatto l'applicazione, perché appunto asciugando i capelli o passando la mano attraverso i capelli proprio per riuscire ad asciugarli bene, spesso e volentieri, se abbiamo appena fatto un'applicazione con un mix tintorio che contiene Katam o Indigo, oppure un'applicazione con solo Indigo o Katam, è più che normale ritrovarsi per almeno nei primi giorni, anche se abbiamo fatto appunto uno shampoo, con i polpastrelli colorati, ma è una cosa che va via facilmente con un po' di acqua calda e sapone. È quel pigmento in più che viene via appunto le prime volte, non appena abbiamo fatto l'applicazione. Quindi non è una cosa che dura nel tempo, nel senso che dopo 5 giorni, dopo 2 shampoo, non vi ritroverete più con questa cosa sconveniente, per dire così. Così come è normalissimo ritrovarsi, vedere l'acqua dello risciacquo colorata. Perché è normale? Perché nel momento in cui appunto sciacquiamo via il mix tintorio e volendo, come raccomando sempre, utilizzando un po' di shampoo diluito, i tensioattivi fanno andare via il surplus del colore che appunto non si è fissato sui capelli. Ma anche se non utilizzate lo shampoo, vedrete che comunque l'acqua è colorata. Non vi aspettate che l'acqua sia colorata, che sia viola perché avete utilizzato il Katam, oppure che sia blu perché avete utilizzato l'indigo. Il pigmento tintorio è comunque blu, quindi è normalissimo che l'acqua abbia un aspetto grigio-blu. Purtroppo può capitare, per chi soprattutto desidera ottenere un colore nero, quindi fa degli impacchi con solo indigo oppure con solo Katam, di ritrovarsi anche con la federa sulla quale si dorme colorata, oppure con il collo della camicia colorato, quindi che ha il colore grigio-blu. Ebbene, purtroppo mi chiedete in tante se c'è un rimedio a questo, e
ed è uno dei limiti che ci pongono le erbe tintorie, purtroppo uno dei compromessi a cui bisogna scendere se si desidera utilizzare le erbe tintorie. Non, a meno che voi non abbiate qualche suggerimento che vi prego di lasciare qui nei commenti sotto al video, però ad oggi l'unica soluzione sarebbe quella di attendere, di fare attenzione quindi di utilizzare delle federe che sapete che potete lavare a temperature alte per poter farle tornare come nuove e di appunto lavare i capelli, avere pazienza e attendere di lavare i capelli per almeno un paio di volte affinché scarichi tutto il surplus del colore. Fatemi sapere se avete altri dubbi in merito a questo e se il video vi è piaciuto, grazie se volete lasciare il solito like e ci vediamo tra pochissimo, tra pochi giorni con una nuova video pillola. Ciao!